italiani, benvenuti in questa 24esima puntata di Daily Security News. Oggi parliamo di un nuovo attacco Blesa portato ai dispositivi Bluetooth, quindi possiamo immaginare quanti miliardi di dispositivi siano coinvolti in questa nuova vulnerabilità scoperta, in quanto possiamo immaginare appunto come grazie anche ai dispositivi IoT, quindi Internet delle cose, quindi tutti gli oggetti comunque connessi a internet, quindi quanti miliardi di oggetti e dispositivi siano coinvolti appunto in questo nuovo attacco, in questa nuova vulnerabilità. Questa falla interessa la procedura di riconnessione tra i dispositivi e consentirebbe di inviare informazioni alterate o comunque manipolate ai dispositivi collegati. Si chiama appunto BLESA, Bluetooth Low Energy Spoofing Attack, ed è una nuova tecnica di attacco che consentirebbe di colpire tutti i dispositivi che utilizzano il collegamento BLE, Bluetooth Low Energy, che a differenza del Bluetooth classico ha lo scopo di fornire un consumo energetico e comunque dei costi molto molto ridotti, pur mantenendo le caratteristiche di un collegamento Bluetooth classico, quindi punta molto al consumo energetico ridotto. A scoprire questa vulnerabilità è stato un gruppo di studenti di un'università indiana che hanno concentrato le loro ricerche e la loro attenzione sulle procedure di riconnessione tra dispositivi che sono già stati comunque collegati e accoppiati in precedenza. Quindi, siccome è un'azione che si ripete parecchie volte, hanno puntato appunto la loro attenzione su questa azione. Infatti, immaginiamo come, per esempio, se abbiamo una nostra cassa Bluetooth per ascoltare musica collegata al nostro smartphone, che finché rientra nel raggio d'azione del Bluetooth rimangono collegati, non appena ci allontaniamo per esempio con il nostro smartphone, quindi usciamo dal raggio di azione della nostra cassa, avviene una disconnessione per poi automaticamente riconnettersi quando ci avviciniamo al raggio d'azione della cassa con il nostro smartphone. Quindi è un'azione repentina il fatto della riconnessione fra due dispositivi. La condizione ovviamente è che siano almeno stati collegati, già accoppiati almeno una volta, e vedremo ovviamente adesso perché. Nel dettaglio appunto hanno scoperto questi studenti, questi ricercatori, che in fase di riconnessione, quindi quando si riconnettono due dispositivi precedentemente connessi, è possibile aggirare la procedura di autenticazione, ora vedremo anche perché, e di conseguenza inserirsi nel collegamento per inviare dei dati, dati ovviamente manipolati. Quindi il fatto di inserirsi fra i due dispositivi fa sì che si svolga un attacco man in the middle, quindi nello specifico un attacco spoofing, in quanto ci interponiamo nel mezzo fra i due dispositivi, quindi è un attacco spoofing in quanto ne falsifichiamo l'identità. Appunto, come dicevamo prima, la riconnessione avviene in maniera automatica quando i due dispositivi rientrano nel raggio d'azione del Bluetooth. E in questa fase, quindi nella fase di riconnessione, si prevede che la verifica delle chiavi crittografiche, sia soltanto opzionale e non obbligatoria, come invece avviene la prima volta che si connettono due dispositivi. Quindi la prima volta che si connettono due dispositivi Bluetooth, c'è un obbligo di fornire, di verificare delle chiavi crittografiche. Cosa che non avviene quando si riconnettono per una seconda volta, per una terza volta, quarta volta. Quindi solo la prima volta abbiamo questo obbligo di verificare queste chiavi crittografiche. Quindi dalla seconda volta che si riconnettono in poi, questa verifica è opzionale. Quindi questo ha portato questo attacco Blesa appunto ad essere eseguito con successo. Quindi, ovviamente, per portare questo attacco, per cosa logica, il pilota informatico, l'hacker, comunque deve essere
nel raggio d'azione dei due dispositivi e si dovrebbe forzare la disconnessione dei due dispositivi per poi mettersi nel mezzo con un attacco man in the middle e intercettare ed inviare i dati manipolati. Adesso vedremo un video che dimostra come questi studenti utilizzano Blesa, quindi in un attacco, ricordiamo, Bluetooth Low Energy Spoofing Attack, quindi attacco man in the middle, per alterare i dati che poi, come vedremo nel video, sono stati inviati al nostro dispositivo Yacht. In questo caso specifico, vediamo come stiamo utilizzando un anello Bluetooth che è correttamente accoppiato, collegato con il nostro smartphone. Quindi possiamo vedere come risulta connesso al nostro dispositivo e che ha una percentuale di batteria del 43%. Quindi la batteria attuale è segnata al 43%. Disconnettiamo il nostro dispositivo Bluetooth e iniziamo l'attacco spoofing. Quindi, iniziato l'attacco spoofing, riconnettiamo il nostro dispositivo Yacht allo smartphone, quindi avviene la riconnessione e quindi iniziamo adesso a inviare dati. Quindi parte un invio di dati manipolati verso il nostro dispositivo. E come possiamo vedere, in questo caso è stata manipolata la percentuale della batteria. Infatti, in questo messaggio risulta che la batteria è allo 0%. Invece, nel secondo messaggio risulta che la carica è completa, come possiamo vedere anche in questa notifica. Quindi vediamo che l'anello ha completato la ricarica. Quindi, nonostante i due messaggi siano contraddittori, l'app accetta comunque questo dato manipolato. E comunque possiamo vedere come il nostro dispositivo è correttamente connesso col nostro smartphone. Quindi, in questo video abbiamo visto come abbiamo inviato dei dati manipolati al nostro dispositivo e che comunque questo lo accetti. Quindi ovviamente è stata in questo video solo manipolata la percentuale della batteria, ma comunque si possono manipolare qualsiasi altro tipo di dati. Torniamo. Per quanto riguarda gli smartphone, i ricercatori segnalano come Apple abbia già corretto la falla di sicurezza, mentre i dispositivi Android ancora risultano vulnerabili. Resta aperto però comunque il problema di tutti quei dispositivi, quei dispositivi IoT che utilizzano il collegamento Bluetooth e che in molti casi, come comunque è segnalato e comunque noto, non prevedono neanche un sistema di aggiornamento che consenta di applicare eventuali patch. Quindi comunque resterebbe questa vulnerabilità in questi dispositivi che non hanno la possibilità di aggiornarsi con delle patch magari che correggono appunto queste vulnerabilità. Il rischio è che comunque buona parte di questi dispositivi vulnerabili, o quantomeno quelli che più datati, possano rimanere esposti per sempre, diciamo, ad eventuali rischi. Quindi per questa puntata è tutto. Etica Lager Italiani e Associazione Bit01 vi danno l'appuntamento per la prossima settimana. Ciao e alla prossima!